ci siamo trovati a commemorare questa persona, anzitutto il primo decennio, per onorare la professionalità legata proprio all'odontoiatria. Quindi si sono succeduti cattedratici di un certo numero di università italiane. Compiuto questo decennio, un altro ispiratore di questa iniziativa, purtroppo defunto nell'ottobre del 2020 per Covid, il professor Collesano, ci ha invitato a indagare su quelle che erano e che sono la realtà dell'esperienza umana. Compiuto questo decennio, personalmente ritenevo terminata un po' questa esperienza commemorativa. In realtà sempre il professor Collesano ha, un po' fiutato il fatto che i miei figli desiderassero continuare questa esperienza, e questa volta diffondendola in un ambiente pubblico come il modernissimo di Nembro. Ed è così nato un nuovo ciclo, questo è il quinto anno, intitolato La magia della vita. Quest'anno abbiamo trattato un aspetto importante dell'esperienza della vita del bambino, il suo bisogno di sentirsi appartenuto al clan familiare. E questa appartenenza sviluppa anche il suo bisogno di sviluppo intellettivo ed emotivo. Contento di aver in qualche modo di essere stato ad ascoltare quanto ha detto la dottoressa Tamburini, veramente una lezione che continua, noi non finiamo mai di apprendere, c'è poco da fare, e quello che apprendiamo riusciamo a metterlo dentro, in qualche modo filtrandolo con quello che siamo noi, con quello che è anche quella che è la nostra esperienza. E che il materiale è ricco e la responsabilità è grande, perché ha accennato anche il dottor Daina, c'è un'appartenenza, noi apparteniamo alla scuola, apparteniamo ai bambini, loro appartengono a noi, quindi questa appartenenza deve essere trasformata in fatti che devono restare, restano tutta la vita. Quindi la sensibilità è forte e anche la responsabilità è forte, qualche volta forse è insufficiente rispetto ai bisogni e ci dobbiamo mettere tutta. Questo lavoro, tra virgolette, che questo non è un lavoro molto di più, che è un lavoro quello di questa mattina, serve per questo, per garantire il più possibile ai bambini, per far sì che davvero possano vedere che c'è un po' di credibilità in quegli adulti che li circondano. Presente anche il Comune di Nembro, quindi nella sua casa, in una delle sue case, l'importanza appunto di questi temi per la crescita dei bambini. Sì, è importante appunto trattare queste tematiche, e il Comune sostiene iniziative come questa, che ha fra l'altro una tradizione molto importante sul territorio, e la famiglia Daina infatti concorda con noi anche nel corso dell'anno i temi da sviluppare. È importante per questo fare rete tra le varie agenzie educative del territorio e discutere di tematiche forti come quelle appunto che vengono trattate oggi, e riuscire a innescare una collaborazione, una coesione che permetterà ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, di crescere in modo sereno e positivo. Quindi il Comune ringrazia la famiglia Daina, perché offre al territorio, ai territori circostanti, una formazione di altissimo livello con persone veramente illustri nell'ambito.